Ciao da Luci, oggi altra video recensione dei miei acquisti creativi. Oggi gli acquisti non li ho fatti solo da Merceria Italia Artisan, quindi dalla mia amica Francesca, ma anche dalla mia amica Erika Fungo Label. E vi voglio mostrare ovviamente tutte le cose che ho acquistato e sono veramente bellissime. Quindi una ad una andremo a vedere nel dettaglio di che cosa si tratta. Come prima cosa, questo bellissimo filato, come vedete, è una cake e si chiama Cotonello Milù della Filati Tre Sfere. Molto molto bello, dai colori molto solari, molto estivi. Partiamo da un arancione, il giallo, poi passiamo ad un bianco burro, diciamo, fino ad arrivare a vedete questo bianco screziato con i colori che sono già all'interno della nostra cake. Allora, prima di tutto volevo farvi notare il fatto che è a singolo capo, quindi è una cakes a singolo capo e anche molto ben ritorto. Io spero si veda bene dal video, ma è anche molto ben ritorto. E adesso vi vado a leggere le caratteristiche. Allora, eccole qua le caratteristiche. Quindi ogni cake è da 200 grammi per 420 metri, ferri uncinetto e consigliati 2,5-3. Non l'ho ancora provato, così ad occhio e croce per la mia mano penso che vada bene un numero 3. Ricordo sempre che le indicazioni dei talloncini o comunque delle fascette sono assolutamente indicative e non obbligatorie, in quanto ognuno di noi ha una mano di lavorazione diversa. Quindi per me potrebbe andare bene il 3, per chi lavora un po' più largo potrebbe andare bene il 2,5, come potrebbe andare bene per alcuni addirittura il 3,5 perché è una mano molto stretta. Quindi io mi sento per la mia mano di consigliare un uncinetto numero 3 e siamo assolutamente dentro in quello che più o meno consiglia la casa. Vi dico che è un 100% microfibra cotoniero, è freschissimo. E avrete visto sicuramente già in questi giorni un tutorial sul canale della mia amica Silvia di Uncinetto d'Argento. Ho fatto un bellissimo battus con questa cake e veramente, se volete vedere l'effetto del prodotto lavorato, vi invito a andare a vedere quel video e ve lo lascio magari anche sotto in descrizione, così potete vedere l'effetto della cake lavorata. Come secondo prodotto, sempre di Merceria Italia Artisan, vorrei farvi vedere questo bellissimo, bellissimo filato. Allora, questo filato stupendo è il filato paillette, sempre della Tre Sfere. Ora io vi faccio vedere, ecco qua, guardate, è molto, molto sottile e ha le paillette. Vedete un po' qui e un po' lì, abbastanza tono su tono. La paillette non è neanche tanto invadente, devo dire la verità. Questo verde è stupendo, ma voi sapete che io e il verde siamo una cosa sola, quindi non potevo che provarlo verde. E vi do le caratteristiche di questo filato. Allora, scusate, sono uscita. Allora, questo filato è ogni gomitolino da 25 grammi per 130 metri. Come ferri e uncinetto consiglia dal 2,5 al 3,5. Io sinceramente questo filato non lo userei singolarmente,
ma più che altro unito ad altro filato. Quindi se abbiamo un filato che non ha le paillette o che non è sberluccicoso, io consiglio di unire questo filato per renderlo sberluccicoso e quindi avere un effetto un po' particolare di un filato che avete già in casa, oppure anche un tono su tono se volete comprare un filato sempre magari verde e aggiungerlo per farlo diventare luminoso, oppure un filato chiaro e dargli quel tocco discreziato, diciamo. Quindi io ve lo consiglio, è veramente molto molto bello e anche una buona resa, perché anche se è solo 25, vediamo, riprendo un attimo per controllare, anche se è 25 grammi vi assicuro che ha una buonissima resa, quindi assolutamente anche questo ve lo straconsiglio. Cosa dirvi di lui? Ve l'ho già presentato in tantissimi colori, l'ho preso verde, l'ho preso bianco, l'ho preso forse anche azzurro, il safran. Uno dei miei cotoni preferiti della Drops, assolutamente fantastico, un 100% cotone, cotone egiziano. Allora vi dico che sempre il gomitolo da 50 grammi e da 160 metri vi assicuro ha una resa altissima, è fresco, morbido. E non, penso non ci siano parole per questo filato, perché veramente ve l'ho fatto e rifatto vedere proprio perché io adoro questo filato, quindi non posso che non potevo che riacquistarlo. Questo colore forse non rende giustizia, forse le luci non rendono giustizia, è un color burro. Non è proprio bianco, infatti vedrete il contrasto, la fascetta è bianca, vedete che il colore del filato è leggermente diverso, lo definirei proprio un color burro, molto molto bello. Con questo ci farò un progetto a breve e ve lo vado avanti a consigliare ogni volta che lo acquisto, perché mi piace veramente tantissimo. Volevo spiegarvi una cosa di questi filati della Drops, che è, vedete che qui c'è scritto, c'è scritta una lettera, ecco, perché appartiene al gruppo di filati. Quando voi andate sul sito della Drops, dove ci sono i pattern gratuiti, loro indicano sempre un filato per fare quel progetto, ma poi comunque vi mettono appunto la categoria del filato. Quindi per seguire i pattern potete tranquillamente cercare un altro filato che abbia la stessa categoria, in questo caso categoria A. Quindi potete tranquillamente fare lo stesso progetto con sempre un filato Drops, ma magari cambiare filato tenendo come riferimento la categoria del filato suggerito. Così viene più facile, diciamo, poter cambiare il filato senza poi incappare in quelli che sono i cambi di taglia, quindi senza, diciamo, darvi poi problemi, ecco, nei cambi di taglia per le misure, per gli uncinetti e per quant'altro, perché comunque quando hanno la stessa lettera sono della stessa categoria e quindi hanno lo stesso spessore, la stessa più o meno resa, insomma hanno pari, diciamo, non so neanche come dirvi, non qualità, però pari resa, ecco, possono essere usati tranquillamente per lo stesso progetto altri filati che abbiano, diciamo, la stessa categoria.
Potreste usare anche altri filati, eh? Nessuno ve lo vieta, però certamente poi dovreste fare il campione, insomma, comporta, diciamo, una certa esperienza, mentre anche per le meno pratiche e per le neofite dell'uncinetto rimane molto più semplice seguire le istruzioni se, seguite la stessa categoria di filato, che può essere invernale o estivo, l'importante è che la lettera qui. Sempre in merceria Italia Artisan, sapete che Francesca ha aggiunto dei complementi e degli accessori per creare borse, e questo è proprio uno di quegli accessori. Io non l'ho ancora aperto perché al suo interno ha delle viti che ho paura di perdere, quindi in pratica non l'ho ancora tirato fuori dalla carta, però vedete, è veramente molto bello. Questo in particolare. Ecco, così forse si vede meglio l'intarsio o l'intaglio. Questo in particolare è un profilo che si usa per profilare per l'appunto le borse, quindi le patelle delle nostre borse. Quando noi creiamo delle borse che non hanno una patella preformata in pelle, copelle o quant'altro, ma andiamo a creare col filato la nostra patella, possiamo profilarla con questo bellissimo profilo. Francesca in negozio ha sia questo in argento che in oro. Io ovviamente prediligo l'argento e poi comunque per il progetto che ho e per i colori che ho scelto per la mia borsa, comunque stava meglio l'argento e l'ho acquistato in argento, ma sappiate che c'è anche la variante oro e la trovate sotto gli accessori, quindi nello shop all'interno del sito Merceria Italia Artisan c'è proprio tutta una sezione dove troverete gli accessori per borse, quindi troverete anche questi bellissimi profili. Ora invece volevo passare alla mia amica Erika di Fungo Label, che mi ha mandato, perché per il mio prossimo progetto necessito proprio di questi laterali a goccia. Allora, io ve lo faccio vedere così, con la pellicola protettiva, così vedete bene la forma e così potete apprezzarne, ecco, la lavorazione. Guardate che meraviglia! Allora, sono in plexiglass, serigrafati a laser con questa bellissima fantasia floreale, veramente bellissimi. Sono belli, sono, vedete, resistenti, quindi danno comunque consistenza alla vostra borsa. Hanno ben definiti tutti i fori, sono perfetti, sono veramente bellissimi. E questi li potete trovare così come li ho presi io. Quindi vediamo, ecco, no, me li lascio così, si vede meglio. Trasparenti con la serigrafia bianca, oppure li potete trovare a fondo specchio, oro o argento, oppure sempre a forma di goccia. Erika ha una grandissima quantità di colori e materiali tipo ecopelle e quant'altro, quindi potete trovare con la stessa forma anche altri modelli, chiamiamo così, quindi con altri materiali e altri colori e quant'altro. Lei non li ha soltanto a forma di goccia, io li ho acquistati a forma di goccia perché per il mio progetto, ecco, mi parevano bellini a forma di goccia, ma li ha anche rettangolari a forma di cuore e potete trovare già anche di questi dei bellissimi tutorial fatti da Francesca Italia Artisan sul suo canale o da Silvia Lampo sul suo canale. Dopo vi lascerò comunque in descrizione tutti i link dei vari canali e i link, appunto, il link di Fungo Label, tutti i link che vi ho menzionato all'interno di questa recensione. Io questi li trovo magnifici e non vedo l'ora di utilizzarli perché veramente sono spettacolari. Ora, io se avessi qualcosa di scuro, allora aspettate che provo a vedere che qui ho un
pezzo di stoffa scuro, ecco, così potete apprezzare, ecco qua, adesso sì che si vede bene. Scusate, non mi è venuto in mente di farvelo vedere prima, ma ecco, così si può apprezzare veramente appieno il disegno di questo laterale a goccia, veramente bellissimo. È una favola e non posso dire altro, veramente una favola. Sempre Fungo Label, ecco qui, guardate che bello il mio cuoricino, eccolo qua con la chiavetta per chiudere le nostre borsette, i nostri portagioie, insomma, qualsivoglia oggetto, veramente molto carino, vedete, fatto in metallo color argento con la sua chiavetta. Non l'ho ancora, anche questo, tirato fuori dalla bustina perché ho sinceramente paura di perdere la chiavetta, quindi l'ho lasciato qui dentro e quindi diciamo che è ancora qua incartato, ma volevo farvi vedere quanto è bello questo cuoricino che veramente mi piace tantissimo. Quindi questo e i laterali a goccia li trovate da Fungo Label, la mia amica Erika, mentre i filati che vi ho presentato all'interno di questa video recensione li trovate da Merceria Italia Artisan, i filati e il profilo che useremo presto, prestissimo, per la borsa Amélie. Infatti è in programma per tutte coloro che nel tempo hanno fatto tutte le loro Amélie. Sto facendo questa borsa in coordinato proprio con questi inserti, quindi le gocce Fungo Label che fungeranno da laterale e il profilino della Merceria Italia Artisan, nonché il cordino. Ma poi, quando arriverà il tutorial, vi lascerò tutta la lista dei materiali. Io ovviamente vi saluto e vi ringrazio per essere state con me per questa video recensione. Vi mando un bacione grande. Vi invito ad andare a visitare entrambi gli shop, quindi Fungo Label della mia amica Erika e Merceria Italia Artisan della mia amica Francesca, nonché i canali Italia Artisan, L'uncinetto d'argento di Silvia Lampo, dove troverete tante idee con anche filati sempre della mia amica Francesca e inserti e gocce e plexiglass e quant'altro della mia amica Erika. Ora non ricordo tutti i tutorial e tutti i materiali che hanno usato, ma vi assicuro che troverete tante tante idee e ovviamente iscrivetevi al mio canale Creando con Luci. Venite inoltre a trovarmi sulla mia pagina Facebook Creando e Chiacchierando con Luci. Io vi mando un bacione grande, vi invito al prossimo video tutorial. Ciao ciao da Luci, a presto!